Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo è un altro video presentazione di un nuovo lancio in collaborazione con CosmyFy. Non so se vi siete persi l'ultimo video dove vi ho spiegato un po' le ultime uscite riguardanti il viso, ma l'uscita di oggi va proprio a completare l'idea che io mi ero fatta in testa. Quindi abbiamo creato prima illuminanti, poi le terre e adesso come ultimo prodotto i blush. Molti di voi avevano pensato a delle ciprie, ma io sono una grandissima fan dei blush, quindi non potevo non includerli. In più ho pensato ad un tema che ci stava a pennello, cioè chi meglio di lei, quindi adesso inizio subito a parlarvi di questo prodottino. Come appunto vi ho accennato prima, il tema di questa uscita, perché ovviamente io scelgo sempre un tema altrimenti non sono contenta, è Biancaneve. Infatti la collezione si chiama Fairies of the Mall, che non a caso è riportato anche sulla mia maglia, classica frase, la più bella del reame, ok? E in questo caso vi faccio già vedere il pack. Solita plastichina protettiva, e questo qui è il pack effettivo del prodotto. Come vedete mi sono tenuta sempre su una colorazione pastello, in questo caso sul rosa pesca. La cornice è in questo caso formata da rami, piccole mele, uccellini, e qui sotto c'è il simbolo della mela avvelenata. Mi facevo letteralmente morire mettere quel simbolino lì. Poi, solita cosa, il pack in cartone opaco, mentre il disegno è lucido. Qui viene riportato il timbro, il marchio vegan, ok. Come sempre sul retro andiamo a trovare gli ingredienti, codice a barre, numero e colorazione, tutte le varie informazioni del brand, vegan, ok, numero di lotto e PAO, che è sempre di 12 mesi. Questo è stato il lancio più difficile a livello di nome di collezione, che può sembrare una cavolata, ma è quello che poi alla fine rispecchia un po' tutto il concept e quello che vuoi trasmettere. Vi giuro, me ne sono passati per la testa tantissimi, però mi tornava sempre in mente questo specchio specchio delle mie brame, eccetera eccetera, quindi dovevo inserire assolutamente la più bella del reame, perché con questi blush spero io vi possa aiutare a sentirvi una di queste. Ho creato anche in questo caso, come per le terre, 6 colorazioni. È stata molto difficile la scelta cromatica, perché io sono, ripeto, una grandissima fan dei blush e adoro in particolare i blush che rimangono molto nude, quindi sui colori terra, sui pesca. Raramente mi sposto da queste tonalità, però ovviamente ho cercato di pensare un po' ai gusti di tutti, o almeno spero di esserci riuscita. Come sempre, questa è la parte più difficile, la creazione, il pensare alle varie shades. Quindi io direi di non indugiare oltre, vi mostro i colori uno per uno. Come vi faccio vedere ogni volta, per aprite il prodotto trovate la plastichina di protezione e lo specchietto, che ci tengo sempre a ribadire perché è molto importante da avere se portiamo il prodotto in giro. Questa è la prima colorazione, che si chiama Sneezy. Troverete tutti i nomi, compresi quelli dei 7 nani, in inglese, perché mi piaceva mantenere questa linea qui. Quindi in questo caso Sneezy sta a significare eolo, e l'ho voluto riportare in questo color pesca. È una punta di pesca perfetta, lo adoro tantissimo, è quello praticamente che tendo a portare quasi tutti i giorni, insieme a un altro che poi vi faccio vedere. Ecco, forse qui si riesce a vedere meglio la colorazione. Come sempre ho pensato a una formula molto versatile, vellutata quando l'andate a prelevare e molto sfumabile una volta applicata sul viso. Questo ci tengo a ribadirlo perché ogni volta tendo a fare il prodotto in maniera migliore possibile, ovviamente. Passiamo alla seconda colorazione, che è quella che mi ha fatto tribolare di più, che è 02 True Love Kiss, quindi il bacio del vero amore. Questo è il colore reale, che è leggermente neon. Infatti mi piaceva creare un colore per l'estate, quindi una colorazione aranciata. Lo adoro veramente tanto tanto tanto, e questo è uno di quei colori adatto anche a persone con la carnagione più scura. Fa un effetto pazzesco, soprattutto se siete abbronzati, quindi una colorazione medium tan, è pazzesco. Poi abbiamo lo 03, assolutamente dovevo inserire Snow White, quindi eccola qui. Quale miglior colore per descrivere Snow White se non un rosa gote sane? Proprio questo che mi viene per descrivere questo colore. Ed è una punta di rosa portabilissima sulle pelli chiare, ovviamente andateci piano perché si vede parecchio, ma
In realtà tutti sono molto pigmentati, quindi come sempre vi dico piano piano, aggiungete il prodotto un po' alla volta. Poi abbiamo la colorazione 04 Poison Apple, la mela avvelenata, e assolutamente devo creare un blush sul rosso, anzi questo direi il più adatto per chi ha una pelle scura barra scurissima. Infatti non so se lo sapete, ma le colorazioni rosse sulle pelli scure ovviamente non danno questa colorazione qui pura, ma si vanno a fondere con la pelle e danno un effetto bellissimo. Quando stavo provando i campioni, questa colorazione in particolare me la portavo sempre dietro nel periodo in cui ho truccato nelle varie sfilate dove sono stata chiamata, e c'erano molte ragazze con pelle scura. Divino, ragazze, divino, quindi assolutamente consigliato. Dopo ve lo mostro anche sulla mia carnagione, ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica io, di questo io ne prelevo proprio, sapete che vuol dire appoggio piano piano il pennello e stop. Questo qui è 05 Dupi, quindi cucciolo. Dovevo assolutamente inserirlo e soprattutto fare una tonalità del genere, che è un colore assolutamente per pelli chiarissime barra chiare. Infatti è l'altro che vi dicevo prima, che utilizzo praticamente sempre. A chi magari non piace l'effetto della classica godina alla Heidi o alla Biancaneve, come in questo caso. Infatti per il tipo di colorazione potrebbe essere benissimo scambiato come bronzer, tant'è che a volte quando sono di fretta lo applico direttamente su tutta la fascia, sia per definire che per dare colore. L'ultima colorazione è l'ultima cialda che ho voluto fare con dei brillantini, diciamo, all'interno, quindi è leggermente sparkle come effetto. Mirror Mirror, che spero si noti, all'interno contiene tutti questi brillantini viola lilla. Infatti la base è sempre un rosa spento, quindi un rosa molto freddo, quasi tendente al malva. Mi piaceva molto fare questa combo. È iper pigmentato. Una volta sfumato vedete che i brillantini si notano, sempre un effetto molto soft, quindi niente palla da discoteca sulle gote. Questo qui andate tranquilli su tutti i tipi di pelle, perché avendo poi questa punta di malva va benissimo anche per chi ha la pelle scura. Ora che vi ho presentato tutte e sei le tonalità, adesso voglio darvi un po' di informazione per quanto riguarda i prezzi e i bundle che abbiamo creato anche insieme agli altri prodotti. Infatti questi blush singoli saranno disponibili sul sito di Cosmify, che trovate sempre linkato qua sotto nell'info box, al prezzo di 9,90 ciascun pezzo. Però abbiamo creato un bundle che potete creare insieme agli illuminanti e alle terre che trovate disponibili sul sito, quindi creare il vostro set e avere tutta la collezione. Quanto sono carini così vicino, mamma mia, mi sento male. Anzi aspettate, li sposto per gradazione colore, eccoli qua. Potrete creare questo bundle aggiungendo un illuminante a vostra scelta, una terra e un blush, scontati del 15% per un totale di 28,65 euro anziché 33,70 euro. Quindi direi insomma che vi fanno un bello sconto se avete aspettato fino ad adesso e volete accorpare tutte le uscite e farvi quindi il vostro set illuminante, blush e bronzer barra terra. Quindi io credo di avervi detto tutto su questa nuova uscita. Con questo appunto abbiamo terminato le uscite per ora programmate per quanto riguarda il viso. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il colore che vi ha colpito di più, quale vorrete acquistare oppure avete acquistato. Vi scrivo tutte le info, anche questa cosa dei prezzi e dei bundle, sotto nell'info box, così trovate tutto quanto scritto, non ci sono fraintendimenti. Io spero quindi che il prodotto e la nuova uscita vi sia piaciuta. Ci vediamo presto il prossimo mese, già vi do questo piccolo spoiler, con una nuova uscita molto particolare, e io vi mando un grosso bacione, ci vediamo presto. Ciao!